Ciao, sono Luca Giovannesi e oggi vediamo insieme cos'è il framework di programmazione di ENAB. Allora, innanzitutto diamo una definizione. Il framework di programmazione è una funzionalità di ENAB in cui ci permette di far eseguire automaticamente certe funzioni quando delle condizioni logiche sono state verificate. Una condizione logica è, per esempio, se l'RSSI è minore di 50. Quindi, se è vero, la condizione logica restituisce 1, cioè che è vero. Se è falso, per esempio, l'RSSI è uguale a 60, che quindi è un numero maggiore di 50, la condizione logica restituisce 0. Adesso vedremo su ENAB Configurator. Prima facciamo un'analisi generale del framework di programmazione e poi implementeremo un esempio, cioè cambiare i livelli della trasmittente video in base all'RSSI del nostro radiocomando. Allora, eccoci su ENAB Configurator. Per prima cosa dobbiamo andare nella tabella Programming. Qua questa è divisa in due grandi parti, Logic Condition e Global Function. Allora, in Logic Condition noi possiamo creare le condizioni logiche. Quindi abbiamo qua un operatore che ci consente di confrontare l'operando A e l'operando B. Per esempio abbiamo uguale, cioè se il canale 2 è uguale a 1200, la condizione logica è vera. Inoltre è possibile combinare più condizioni logiche. Per esempio, che possiamo fare? Lower than, prendiamo il canale 2, minore di 1500, ora ve la spiego. Questo che significa che se il canale 2 è minore di 1500 e la condizione logica 0 è vera, cioè che il canale 1 è uguale a 1200, viene verificata, perciò la condizione logica 1 è vero. E questo qui, diciamo, in linguaggio più o meno matematico, significherebbe questo qua. Lasciate stare questa cosa, adesso vediamo cos'è, cioè che RC Channel 1, il canale della radio 1 è uguale a 1200 e il canale della radio 2 è minore di 1500, ora viene verificato. Ok, poi vediamo le global function. Che praticamente quando una condizione logica, cioè queste le condizioni logiche che sono queste qui, quando una di queste viene verificata, si attiva e su ENAB Configurator potete vedere che attiva se si accende questa pallina di blu. Quindi quando una di queste è attiva, per esempio mettiamo la logic condition 1, cioè 1. Vabbè, quando questa viene attivata, esegue questa azione, cioè per esempio adesso sta su imposta la potenza della trasmittente video, per esempio ad 1. Ok, adesso per comprendere meglio tutta questa cosa facciamo un esempio. Un attimo che annullo tutto. Allora, l'esempio che andiamo ad implementare è questo qua. Qui cancello. Allora, noi vogliamo che il livello di potenza della trasmittente video vari in base all'RSSI del radiocomando. Perciò, se l'RSSI è compreso tra 100, cioè il massimo, e 90, la potenza del video deve essere a 1. Se è compreso tra 90 e 65 a 2, tra 65 e 53, tra 50 e 0 a 4. Iniziamo. Attivo. Allora, siccome l'RSSI massimo è 100, a noi ci interessa che il valore dell'RSSI sia maggiore di 90. Perciò, operatore greater than, maggiore. Qua cerco. Tra tutte, vedete quante possono essere, tra tutte le varie variabili RSSI, che deve essere maggiore di 90. Quindi 90, 91, 92, 93, eccetera, eccetera. Qui lascio così, ok. Faccio save e passo qua nelle funzioni globali. Io
Io voglio che se la condizione logica 0, perché questa è la 0, è vera, metto la potenza video ad 1. Save. Perciò continuiamo. Allora, tra 90 e 65 deve essere a 2. Perciò se è minore di 90, cioè 90, 89, 87, in realtà 90 non è incluso, e maggiore di 65, cioè 66, 67, 68, eccetera, eccetera. Perciò, allora, lower than minore di 90, qui così. E greater than flight 65. Attenzione qua dobbiamo mettere questa qua, perché noi vogliamo che la condizione logica 2 si attiva solamente se anche la condizione logica 1 è attiva, cioè che l'RSS deve essere minore di 90. Faccio save, andiamo sulle funzioni globali, condizione logica 2. Quando attivata condizione logica 2, cioè questa qua, non questa, ma questa. Imposto livello della potenza video a 2. Save. Continuiamo. Tra 65 e 50 deve essere a 3, cioè minore di 65 ma maggiore di 50. Perciò faccio così. RSSI minore di 50, always. Ok, sì. E RSSI maggiore di 50 e in più la condizione logica 3 deve essere vera. Save, torno di qua. Quella era la 4, perciò metto 4 e voglio come livello il livello 3. Ok, facciamo l'ultimo, cioè se è minore di 50, perché comunque 0 è minimo, meno di 0 non ci può andare, comunque anche se va meno non ci interessa, il livello della potenza rimane sempre 4. Perciò lower. Perciò se l'RSSI è minore, lower di 50, always, save, andiamo di qua, ricordiamo condizione logica 5, ok, imposto livello della trasmittente video, cioè la potenza, a 4, e save, ok, e ci siamo. Infine, vi voglio dire un'ultima cosa. Allora, siccome sono un programmatore, uno sviluppatore e conosco bene il C, che è il linguaggio utilizzato per iNav, e come ben sapete, iNav è un firmware open source, perciò chiunque può contribuire a renderlo migliore aggiungendo nuove funzionalità, chiunque può leggere il codice, eccetera, eccetera. E per esempio, iNav 2.6 è implementato che attraverso il framework di programmazione è possibile cambiare il layout dell'USD in base a delle condizioni se sono vere o false. Perciò, se avete qualche idea su qualche funzionalità da aggiungere al framework di programmazione che adesso non è implementata, scrivetela nei commenti, la leggerò, la valuterò e se la ritengo un'idea buona, sicuramente la implementerò. Bene, per oggi penso sia tutto, penso di aver detto tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!